Una tragedia come tante è un pericolo quotidiano, un modo per resistere, per dire no, noi non possiamo dimenticare. Sono infermiera con Medici Senza Frontiere, vale a dire che ho rinunciato al lavoro in ospedale per lavorare esclusivamente con l'organizzazione. Un infermiere purtroppo in Italia non ha motivo di svilupparsi dal punto di vista carriera, formazione eccetera, rimani sempre comunque un infermiere, mentre invece Medici Senza Frontiere si è occupato molto della mia formazione, si occupa della nostra formazione e della fidelizzazione dei volontari, per cui ho avuto molte più possibilità di studio lavorando con Medici Senza Frontiere che se fossi rimasta in ospedale in Italia. In Burundi... a Timor Est, in Cina e in particolar modo nel Tibet. In Laos, in Siria a causa della crisi irachena. E sono stata in Kenya ma per lavorare per il Sud Sudan. Non ti posso fare l'esempio della guerra in Iraq perché pur non essendo stata in Iraq adesso ero in Siria a causa della crisi irachena. Le informazioni che sono state mandate sono state spesso esagerate, molto molto esagerate. Cosa ha prodotto questo? Che moltissimi aiuti umanitari sono stati mandati e continuano a essere mandati sull'Iraq e ad esempio ne va a discapito la situazione della Repubblica Democratica del Congo in cui ci sono guerre da ormai 20 anni e non si fa assolutamente niente. Sicuramente una pubblicizzazione tra virgolette di ogni guerra, di ogni situazione di crisi nel mondo potrebbe apportare aiuti alle popolazioni stesse e sensibilizzare di più i donatori e in generale il pubblico, e questo potrebbe essere di aiuto. È un continente veramente dimenticato dal mondo, qui ci sono conflitti da anni di cui si parla solo sporadicamente in occasione di eventi particolari, si è parlato ad esempio del Congo solamente perché sono stati trovati persone che mangiavano dei cadaveri, ora non è assolutamente questo, il cannibalismo è il problema principale del Congo, il Sud Sudan è un conflitto che dura dall'83, non se ne parla assolutamente, ci sono vittime tutti i giorni, la Sierra Leone, la Liberia, se ne potrebbero citare un numero infinito di paesi e non se ne parla, adesso si parla dell'Iraq, adesso sta cominciando anche a non parlare più dell'Iraq. Purtroppo il giornalismo è anche un mestiere per cui devono anche trovare la notizia, però magari di farlo non sulla pelle delle persone che soffrono di determinati conflitti, di determinate catastrofi. O allora beh, è bene, sì, ci deve essere la mediatizzazione della catastrofe, del conflitto, della crisi, però deve essere fatta con rispetto della vittima, delle persone, delle popolazioni in bisogno, non si deve usare questo, non si deve violare l'intimità, il dolore e la sofferenza di una persona, riprendere bambini amputati è una cosa che può andare bene una mezza volta per, in modo che gli altri, che il mondo qua si renda conto di cosa può essere una delle conseguenze della guerra, ma non si può limitare a questo, di non fare solamente un mestiere, ma di fare anche testimonianza. Gli abbiamo dato i soldi per le nostre vitamine. Ehi, ciao brutti scrocconi, tornate quando avrete dei genitori! Nella mia lunga carriera mi è capitato di assistere a scene piuttosto meschine, ma questa truffa disgustosa le strasupera tutte. E stop! Come sarà la TV del futuro? Mi occupo essenzialmente di studio dei media e del funzionamento dei media nella società mediatica. Ho imparato che non si può misurare un paese sulla base del punto di partenza tuo, perché è del tutto arbitrario. Ma normalmente i giornali ti chiedono proprio questo. Raccontaci in modo tale che i nostri lettori capiscano, cioè a dire raccontaci male. Guarda la guerra afghana, quante televisioni c'erano? 7, tutte d'accordo. Guarda la guerra irachena, quante televisioni c'erano? 7, tutte d'accordo. Ma è un caso, si erano sempre tutti d'accordo. E nel caso specifico, le vediamo o le vediamo le nostre città, che sono piene di bandiere per la pace? Come mai? Milioni di persone sono contro la guerra ed erano contro quella guerra e non accettavano, incluso il Papa, in persona, e invece tutte le televisioni e tutti i giornali erano a favore. È un errore, non è possibile. Ah, questa storia sta prendendo una brutta piega. Allora, perché io sono inquieto e anche mi arrabbio un po'? Ma per molto semplicemente perché non esiste una società democratica dove milioni di persone non conoscono la verità. Parole dure,
durissime parole taglienti. Io non sto pensando che noi viviamo nella società di Orwell, dove c'è il controllo, la censura, il controllo micidiale su tutto e tutti quotidianamente. No, non è verso questa società che stiamo andando. Noi stiamo andando verso la società di Aldous Huxley, il mondo nuovo, dove la schiavitù te la faranno amare, te la faranno desiderare. Non agli intellettuali che diranno a me non me la fanno, lo so a memoria. No, figurati, se a me possono condizionare. Molti pensano così. Sono quelli che non guardano la televisione, di regola. Ma milioni di persone la guardano la televisione. E sono condizionati proprio da quella televisione. Guerre dimenticate significa quasi tutte le guerre, salvo quelle che sono mediaticamente importanti. Come? Perché si dimentica? Molto semplicemente perché noi siamo preoccupati di noi stessi. Quando dico noi ricchi, potenti, ben istruiti, ben nutriti. Noi trasmettiamo il nostro messaggio. È ovvio che ci dimentichiamo delle guerre africane. Che ci frega noi delle guerre africane? Noi siamo interessati a trasmettere la nostra vita agli altri, non la loro vita, a noi. Sì, poi certo succedono delle cose sgradevoli e allora bisogna parlarne perché fa notizie. Cari colleghi, la mia personale opinione è che molti di voi sono persone oneste che vorrebbero fare un lavoro in modo un po' più decente, ma in mezzo a noi c'è un sacco di farabutti che hanno da tempo dimenticato la più elementare deontologia e non hanno nessuna intenzione di tornare indietro. Allora io penso che siccome nelle nostre mani esiste e giace un'immensa responsabilità morale che riguarda non solo la buona informazione, un buon e decente intrattenimento, no, riguardo alla democrazia del nostro paese. Noi non siamo come dei medici che possono sbagliare la cura per un paziente, va bene, il paziente può morire, ma è sempre uno. Noi siamo gente che quando apre bocca, e se la apre male, sono guai, parla a migliaia di persone, in qualche caso a milioni di persone. Io non so quanti di voi abbiano dei figli, dovrebbero pensare che se noi continuiamo a descrivere una realtà che non esiste, anche i nostri figli finiranno per avere delle difficoltà a vivere nel futuro. Se continueremo a non raccontargli qual è lo stato di questo pianeta, anche loro alla fine non respireranno più aria, non avranno più acqua da bere. Quindi in poche parole, mi pare che il modo migliore per affrontare questa discussione sulla informazione, sulla comunicazione sia pensare alla nostra sopravvivenza comune. Se non bastano i criteri morali, almeno quelli dell'autodifesa e della sopravvivenza forse dovrebbero bastare.